Che normalmente allora. Sicuramente era un possessore, cioè un latifondista, un proprietario, un terriero, perché ad un certo punto troviamo la chiesa dotata di 12.000 pertiche di terreno, oltre alle case di San Pietro. Praticamente San Pietro, in età Bareggio, era di proprietà della canonica agostiniana, ma la canonica agostiniana aveva queste proprietà perché era la chiesa intestata a queste proprietà. Sicuramente la famiglia possidente all'ultimo, adibendo diciamo parte della villa a chiesa, era obbligata a dotare la chiesa, no? Dare una dote, perché le chiese private c'era l'obbligo di dotarle per il mantenimento dei sacerdoti, delle cose. Se era curiale no, non c'era l'obbligo, ma il privato era obbligato. Per cui sicuramente impostando una prima chiesa paleocristiana aveva dotato questa chiesa dei suoi beni, no? Tutte queste terre con delle case. Sicuramente era un possidente, nel senso che la villa era veramente da nobile, non era una villa da povero, perché per avere questo sistema di riscaldamento, ma per avere sia pavimentazioni di castelli di marmo che a mosaico, ma anche marmi parietali, marmi diciamo di parete, perché le piastrelle sono marmi abbastanza alti di spessore, mentre le pareti hanno i marmi un po' più bassi di spessore, no? Sicuramente per lavorare tutte quelle terre poteva avere migliaia di schiavi. Normalmente un nobile, se aveva meno di 1.000 schiavi, era considerato un uomo. Per cui però gli schiavi abitavano sulla palma. Non avevano l'ipocasto. No.